Cyber war e attacchi informatici è il terreno su cui si combatteranno sempre più le guerre del futuro. Da oggi un reparto specializzato dell'esercito si occuperà di sicurezza cibernetica. Elena Fusai. Una diga cede all'improvviso, l'acqua è inarrestabile, il sistema di controllo non risponde, è stato violato da un attacco informatico. È una finzione, ma non è fantascienza, le nuove guerre si combattono anche così a colpi di attacchi cyber. Della sicurezza cibernetica si occupa ora il primo reparto specializzato dell'esercito. Attacchi informatici che non restano confinati all'interno del mondo virtuale, ma che in realtà impattano sulla nostra realtà di ogni giorno. Basta un malware inserito nei sistemi informatici delle aziende di beni essenziali per mettere in ginocchio un intero paese. A partire dal traffico si può bloccare mandando in tilt il sistema di pressione delle gomme delle vetture. Un hacker, inviando uno specifico segnale, riesce ad ingannare la centrale generando un falso allarme. Un semplice drone attraverso la sua telecamera riesce a registrare i dati di un intero computer sfruttando il riflesso del monitor. Abbiamo già avuto anticipazioni di attività cibernetiche condotte da stati contro altri stati, spiegano gli esperti. Il primo nel 2007 in Estonia. Il governo estone fu oggetto di un attacco cibernetico massiccio. Il governo russo cominciò ad attaccare in maniera cyber tutta la rete della pubblica amministrazione. Acquedotti, luce, sistemi sanitari e bancari sono le nuove trincee della cyber war. Così si sono estinti i dinosauri. Un italiano protagonista dello studio che